Buongiorno, ben arrivati in un nuovo Vlogmas. Sono le 12 e un quarto, 12 e un quarto. Faccio vedere, non so se si vede. Ok, 12 e un quarto. E apriamo adesso i calendari dell'avvento. Voi direte stamattina Serena sei uscita? No, ho dormito. Ah, che meraviglia! Fino alle 10 e mezza me ne sono stata nel letto a poltrire, complice il freddo e il vento che c'è fuori. Ho detto, ma io, ma perché sono in ferie? Stamattina posso dormire, ma perché mi devo alzare? E infatti sono rimasta nel letto fino alle 10:30. Poi mi sono alzata con calma, mi sono pulita il bagno, mi sono fatta una doccia, mi sono lavata i capelli e li ho lisciati perché mossi sì, sono carini, però con le giacche pesanti, quando c'è vento, ieri avevo dei capelli che erano terribili. Li gestisco meglio e quindi mi sono fatta di nuovo liscia. Ho già tagliato i pomodori che stanno cuocendo, così appena sono lì per essere pronti in forno anche il pesciolino. Così oggi a pranzo mi arrangio così. Apriamo i nostri calendari. Partiamo da quello di Nespresso. Oggi è il 13, Santa Lucia, ma non si festeggia, quindi non si festeggia. Allora, numero 13. E troviamo un altro caffè che io non ho mai provato, che è venuto fuori alla prima, ed è Etiopia. Etiopia. Bene, molto molto contenta. Comunque, secondo me, allora, da qua io riesco a toglierle meglio, perché ho tolto la prima. E il problema erano questi qua sopra, quelli più noiosetti da tirare fuori di caffè. Vabbè, poco male. Comunque, ieri sera, a proposito di calendario dell'avvento di Chioggi, sarà perché non si chiude? Ok, a proposito del calendario dell'avvento di Yogi Tea, ho bevuto l'infuso, quello che abbiamo trovato ieri, che era un qualche cosa di rilassante. Era buonissimo, mi è piaciuto veramente tanto. Ma infatti credo che poi a fine calendario, appena smaltisco un po' di cose, una o due infusi di Yogi Tea li comprerò, perché comunque mi stanno piacendo. Casellina numero 13. E qua troviamo questa frase del giorno: insieme possiamo fare meglio di quello che faremmo da soli? Ma insomma, non sempre. Qua me la dà come spezia africana infusa ayurvedico di spezie con questo, cannella e chiodi di garofano. La cannella praticamente ovunque in queste tisane. Ok, alla mail facciamo che rispondo dopo, così almeno finisco di registrare qua, vado in cucina, che almeno c'è anche un pochettino più di caldo, perché stamattina ovviamente io l'aria la faccio girare anche se fuori ci sono tipo 2 gradi, e ho lasciato aperto tipo mezz'ora, un 40 minuti, quindi vabbè. Dalla nostra cesta che vi ho fatto vedere ieri, casellina numero 13 di Coro, troviamo un'altra bustina. E qua troviamo preparazione al cocco ricoperta di cioccolato bianco. Allora, io credo che questi siano, ma ce ne sono 35 grammi, ma io sento 1, 2, 3, 4 pezzi forse. Vabbè, credo che siano le stesse praline che ho preso io al fondente. Non so se le avete presenti, se avete visto uno degli ultimi vlogmas, vi ho fatto vedere l'ordine Coro, dove io ho preso queste palline di cocco ricoperte col fondente. Queste dovrebbero essere la stessa cosa, ma col cioccolato bianco. Io sono più per il fondente, però ecco, le assaggerò. Bella idea da provare. Eccoci sempre qua. Ci vedo anche bene, ma ci ho messo 10 minuti per trovarlo. Allora, casellina 13. Allora, troviamo questa che è una barretta.
pochi zuccheri, alte proteine con il cioccolato e gli arachidi salati. La proveremo, vedremo un po' com'è. Comunque stamattina mi sono truccata, direi che si nota rispetto alla faccia sbattuta dei giorni precedenti. Ho utilizzato tre prodotti su quattro nuovi che ho acquistato durante il Black Friday sul sito di Nabla, che non vi ho ancora fatto vedere. Quindi, dopo che ho mangiato, magari vi faccio vedere i quattro prodottini che ho scelto. Naturalmente, la primissima volta che li ho utilizzati, sul lungo termine poi ne parleremo meglio. Arriveranno recensioni. Mi manca tantissimo registrarvi proprio dei video seduta dove vi argomento, vi racconto i prodotti. Ho visto che sono arrivate anche tante persone nuove sul canale, quindi intanto benvenute. E siamo in un periodo di soli vlog, quindi soli vlogmas per appunto l'avvento. Però poi il vlog ci sarà soltanto la domenica. Quindi la domenica sarà il giorno dedicato nella programmazione normale ai vlog. Negli altri giorni ci saranno video, recensioni, terminati, prodotti preferiti, scoperte food, scoperte in ambito beauty. Ci sarà un po' di tutto, proprio a me manca recensire i prodotti. So che in tante amate i vlog, però mi manca proprio sedermi e raccontarvi i prodotti, perché mi piacciono, perché non mi piacciono, punti di forza, punti magari che si potrebbero rivedere. Mi manca tanto. Comunque qua il pranzo è quasi pronto, quindi adesso mangio e poi dopo vi faccio vedere appunto anche i prodottini in Nabla. Siamo in camera da letto perché in cucina ho spalancato per far girare l'aria ed entrerà ancora più freddo. Allora vi faccio vedere le quattro cose che ho ordinato sul sito di Nabla durante appunto il periodo del Black Friday. Io l'unica cosa di Nabla che avevo provato in vita mia era una tinta labbra che era bellissima, che volevo riacquistare ma era sold out, che è Noblesse Oblige, che ha questo color malva super confortevole, durevole. Me l'avevano regalata a un Natale. Meravigliosa, l'avevo, non mi ricordo se l'avevo finita, cioè era quasi finita forse, però poi ne eravamo arrivati nel periodo della pandemia, quindi è stata praticamente 2 anni inutilizzata e comunque ce l'avevo già forse da altri due, aveva cambiato odore e sapete che poi i prodotti se vanno male, meglio eliminarli. E ho comprato quattro cose. La prima cosa che ho preso è questo, che è uno skin glazing. Questo qua è nella colorazione Independence. È questo blush. Ve lo swatcherei, però ho la felpa bianca. Anche questo è un color malva, però è con degli sbrilluccichini. Ora io non so se si vede, perché comunque ne ho usato veramente poco e mi sono già soffiata il naso 200 volte. Molto molto carino. La parte sbrilluccicosa, ecco, secondo me non si nota tanto. Poi a me piace un po' questo effetto un po' glow, ecco, quindi non male. C'erano un sacco di altri colori, però appunto volevo questo, anche perché devo ancora decidermi a fare l'ordine sul sito di Charlotte Tilbury per prenderle quello fatto liquido pescato. Cosa che mi sa che ordinerò adesso, se no non mi arriverà mai per Natale. Poi, sempre di... non mi ricordo il costo, sicuramente per queste quattro cose forse ho speso sui 50, una cosa del genere. C'erano alcuni prodotti scontati al 60, altri al 30, altri al 40, cambiava a seconda dei prodotti. Ho preso poi questo che è un correttore, si chiama Regeneration, un correttore appunto che è light peach, fatto in questo modo. La spugnetta, quindi voi girate e fuoriesce il prodotto. Forse io stamattina ne ho usato un po' troppo perché insomma qua lo vedo, devo un attimo capire come modularlo eccetera, se è il caso di stenderlo con proprio la mini beauty blender
per le occhiaie anziché il pennello, perché comunque è abbastanza corposetto come prodotto, quindi lo devo testare. Ecco, poi ne parleremo sicuramente più avanti. Pensavo che fosse forse ancora più aranciato, in realtà no, è molto tenue, quindi forse molto simile a quello di Charlotte Tilbury che ho. Però quello di Charlotte Tilbury dà questo effetto poi luminoso, questo qua no. Però appunto vediamo, l'avevo pagato forse sulla decina di euro. Poi, altro prodotto che ho utilizzato stamattina, super famoso, vediamo un po' come mi ci trovo, perché se mi ci trovo bene magari provo altri colori. Ho preso il famoso Cupid Arrows, si dirà così? Non lo so. Comunque questa, che in teoria appunto è fatta in questo modo qui, io ho preso la nera. E non l'ho presa da utilizzare come ombretto o come effetto eyeliner, ma da utilizzare nella rima inferiore dell'occhio, sia interna che esterna e anche sopra. Vediamo un po' come si comporta con freddo, vento, eccetera. Se mi trovo bene la riacquisterò sicuramente, magari in altri colori. Ora vediamo un attimino, però appunto l'ho presa intanto nera. È un nero scrivente, molto scrivente, quindi io comunque l'ho applicata stamattina alle 11, però considerate che non sono ancora uscita, quindi poi magari vediamo stasera il primo feedback. E poi ho preso questa che è la Brown Divine, e questa qua è una matita per le sopracciglia. Sapete che io utilizzo da anni le matite per sopracciglia di Benefit, mi sono sempre trovata molto bene, ma onestamente mi ero un po' scocciata di pagarle così tanto. E, ho visto appunto che ne parlava Giulia Sinesi nelle storie dedicate al Black Friday e al brand di Nabla. Quasi tutto quello che vi ho fatto vedere, forse l'ho fatto vedere, ad eccezione di questo. Ha parlato di questa matita per le sopracciglia che si chiama appunto Brown Divine. La mia colorazione è Neptune, cioè ho preso Neptune perché secondo me era quella un pochettino che si avvicinava a, non so se vedete, la mina che appunto si retrae, esattamente come quella che utilizzo già di Benefit, però devo ancora provarla. Quella di Benefit è quasi finita, quindi secondo me ci farò ancora 2-3 giorni massimo e dopodiché inizierò a utilizzare lei. L'ho pagata tipo 8 euro, la metà di quella di Benefit, considerato che però quella di Benefit io prendo le piccoline perché ogni volta la mina mi si autodistruggeva di quelle più lunghe. E nulla, quindi queste sono le quattro cosine Nabla che ho ordinato. Oltretutto dentro al pacco c'era anche un codice sconto del 25% da utilizzare entro fine anno. E vediamo un po' come mi trovo con questi prodottini qua, nel caso faccio un altro ordinino prossimamente. Se avete già qualcosa di Nabla che mi consigliate di provare, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Avevo visto anche un rossetto che mi tentava molto, però non so come dire, no, non necessitavo di un rossetto, ecco, quindi non l'ho preso. Mi sono cambiata, sono pronta per uscire, devo solo mettermi ovviamente le scarpe perché non esco in pantofole e la giacca pesante. In realtà sono molto indecisa se mettermi il doppio calzino, perché già così ho i piedi ghiacciati. Sono un attimo in crisi. Ora valuto magari se portarmeli dietro in borsa e nel caso in macchina mi infilo il secondo calzino. I dilemmi della vita. Ritornata a casa, sono le 6:30, ho una fame incredibile. La buona notizia ho trovato gli stivaletti in Fiumara, li ho presi da Geox, però io direi che ve li faccio vedere poi nel video di domani. In realtà ho fatto un altro paio di shopping, quindi magari domani vi faccio vedere un po' lo shopping fatto ieri in Fiumara. Così almeno vi aggiorno poi su tutto, vi faccio vedere le cosine magari indossate e faccio vedere anche lo stivale con una luce un pochettino magari decente. Non so se domani come sia il tempo. Comunque, vabbè, vi mostrerò magari tutto domani mattina.
fuori e fa freddissimo. Sono molto soddisfatta perché ho trovato tutto quello che cercavo. No, in realtà, verità, dovevo comprare le mutande da Tezenis, ma c'era troppa gente, non avevo voglia di fare la coda in cassa, quindi ecco, mi manca quella come commissione. Però sono contenta, molto molto contenta. Ho rifatto un passo d'Esselunga al ritorno perché ieri vi ho fatto vedere il pandorino piccolino e era buonissimo. Chi mi segue su Instagram l'ha visto già aperto, tagliato, mangiato tutto. Ci ho messo sopra la crema della pistia al pistacchio, un amore. E dato che era in offerta, ho detto vabbè, senti, nessuno mangia il pistacchio in casa mia, ho detto me lo prendo per me, me lo autoregalo per Natale. E mi sono presa della stessa azienda che vi ho fatto vedere ieri, quindi Giovanni Cova, il panettone di pistacchio farcito alla crema con pistacchio verde Bronte DOP. Questo qui ha... questo ha dentro appunto la crema al pistacchio con sopra la copertura in fondente e i pistacchi. Mi sono detta, ma sì, senti, sti cavoli, ecco, me lo sono comprata. Quindi ho preso questo e poi in realtà ho preso due o tre cose per farcire la base pinza, perché stasera mi mangio quella e la faccio un po' diversa dal solito per cambiare, quindi casomai la prepariamo insieme. Però prima di tutto ciò mi vesto da casa. Comunque, io in tutto questo il mio pigiama natalizio non ve l'avevo ancora fatto vedere, ma ce l'ho anch'io. Anch'io ce l'ho. Eccolo! Che carino! Sono troppo contenta di questo pigiamino. Questo l'avevo acquistato su Shein a novembre, tra l'altro era stato un colpo di fortuna l'ultima S. E carino, molto leggero, nel senso che comunque adesso mi devo darmi a mettere subito la vestaglia, però è caruccio. Mi piaceva appunto prendere una cosa molto semplice che avesse comunque del rosso, al candy cane, al fiocchetto di neve, alla calza natalizia, appunto il polsino qua dalle maniche rosso e poi in fondo anche al polsino finale sempre rosso. Molto, l'unica cosa non ha le tasche, però è carino, è tenero, mi piace, nulla, non ve l'avevo ancora fatto vedere e quindi ci tenevo a farvelo vedere in questo vlogmas, anche perché sennò cioè, lo metterò a lavare, mi metterò un altro pigiama e quindi ho detto vabbè, dato che è strano perché sono le 8 meno qualche minuto, non ho ancora messo in caricamento il vlogmas, infatti lo vedrete sicuramente dopo le 9. Vado in bagno così intanto mi strucco. Allora, come vi dicevo, così non è propriamente il massimo. Oltretutto ho visto da Tezenis oggi una vestaglietta fatta di queste qua, fatta forse un pochettino più corta, fatta in fantasia tartan, veniva 25 qualcosa, molto carina, ero tentata di prenderla, poi mi sono detta vabbè, però magari coi saldi va a metà prezzo e allora non l'ho presa, anche se sarebbe stata perfetta per il periodo natalizio, ma comunque non era una cosa urgente, ecco, nel senso che veramente tra un mese neanche partiranno i saldi, ma cioè non mi sembrava il caso. Ho preferito investire nelle scarpe, che domani vi faccio vedere, e nei, come si chiama, nelle cose che ho preso, perché in realtà ho preso due cose da Calzedonia, di cui sono molto contenta, e poi ho preso tutta una serie di maglie da utilizzare appunto con queste cose prese da Calzedonia, molto carine. Una in particolar modo che ho comprato in un negozio dove non ho mai acquistato prima d'ora, quindi sono molto contenta, ma vi farò vedere poi tutto domani del mio shopping di oggi. Prima nel pezzo vi ho detto ieri nel mio shopping di oggi, e mi strucco così finisco, anzi finisco prima l'editing di questo video, mi strucco così metto il video in caricamento. Noi ci vediamo domani, spero nel mio piccolo di avervi tenuto compagnia.